Eccole! E allora non ci non restano. Aspettate. Ehi. Allora stavo dicendo, basta. Vi stancate troppo, poi non ce la fate alla fine, eh? Allora stavo dicendo, questi telefoni corrispondono a una serie di annunci pubblicati sui giornali, d'accordo? Diciamo subito, l'indovinello dell'altra settimana era: quando lo tocchi si colora, era la giraffa, quando lo tocchi si colora, era semplice, la giraffa. Va bene, allora passiamo subito al primo. Cos'è? Allora, partiamo col primo annuncio, attenzione, il primo annuncio. Dunque, questo telefono corrisponde a un annuncio, lo leggiamo, vediamo di che annuncio si tratta. Trova la tua anima gemella al telefono. Ricerca gratuita, automatica, al telefono, metodo garantito. Cos'è una ricerca automatica? Avete mai chiamato le ferrovie? Sì. Per fare cosa? Per partire. Logico. Domanda stupida. Allora attenzione, chiamando le ferrovie, vedete, io adesso farò il numero, lo posso anche dire tranquillamente, 14788, non mi sbagliate, non è erotica questa, è un numero di ferrovie. Sentite, Ferrovie dello Stato. Come ti chiami tu? Servizio FS Informa, automatico notturno. Lipolis. Per informazioni Lipolis. Relative agli orari dei treni, come? Attende. Com'è? Antipatica ai genitori? Se desidera invece Lipolis. Parlare direttamente attenzione. Con un operatore, richiami dalle ore 7 alle ore 21. Il servizio è automatico e fornisce gli orari dei treni che collegano le principali città italiane e alcune città europee. Certo. La preghiamo di rispondere dopo il segnale acustico con voce naturale. Ora dica la città di partenza. Lipolis! Dica la città di arrivo. Tranadravra! Treno Limone Cammarata? Sì o no? Aspetta! No! Mi scusi, vuole gli orari del treno Limone Cammarata? Risponda solo sì o no. No. Parte da Limone? Sì o no? No, Limone, non parto da Limone, parto da... Non ho capito. Manco lui sa come si chiama. Come Limone? Ti chiami? Risponda solo Lipoli. Sì o no. Sì. Dica la città di arrivo. Tramadrandra. Vuole arrivare a Amantea? Sì o no? Se lei insiste, sì. Allora, basta così, riattacchiamo. Taffale. Attenzione, riattacchiamo e da questo momento il telefono sarà libero. Perché? Perché io attacco la... Eccolo, shh. Silenzio, Attenzione. Servizio di ricerca automatica dell'anima gemella. Dopo il segnale acustico, dite con chiarezza il sesso della persona che cercate.
Sì, pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, senta, riepiloghiamo i dati sul computer o me li conferma? Me li puoi dire? Cioè, volevo rivederli, se possibile. Non lo so, perché c'è la voce registrata adesso. Comunque, altri desideri lei particolari da aggiungere? No, basta che sia una... Va bene, allora la metto in attesa. Sì, grazie. Con l'anima gemella, attendo un attimo. Sì. Pronto? Pronto? Pronto, buonasera. Ma che è un uomo? Pronto? Pronto? Pronto, mannaggia, un'altra volta ho fatto due telefonate, ma mi hanno messo due volte con un uomo, madonna. Ha sbagliato. Come ti chiami te? Ma ha sbagliato, quindi devi aspettare. Pure devi aspettare la donna? Sì. Perché l'altra volta ho chiamato, mi hanno dato due volte l'attesa e due volte poi mi hanno passato la donna. Però mezz'ora, madonna. Passa mezz'ora. No, non ridete! Vado a rovinare! Mannaggia! Allora, attenzione, lasciamo tutto staccato. Quando ridete, attenzione, che chiaramente si accorgono. Qualcuno di voi riceve molte telefonate? Al cellulare? Se non volete rispondere, muovete la testa. Quante telefonate? 70-80, sono poche. Facciamo così, guarda, adesso io... Ecco qua, telefonate, ricevete telefonate, niente? Sei viva? Sì. Permesso, qui? Oh, guardate chi c'è, ma io sono emozionatissimo. Ragazzi, stupore! Grazie. Flavio, come va? Allora, ragazzi, io non l'avevo visto. Guarda che bella cravatta, Dopo ti impicchi con la cravatta, io lo faccio. Certo. No, seriamente, che fai qua? Ero di passaggio, mi hanno preso, mi hanno tirato dentro. Allora, Flavio è simpaticissimo, lo conoscete tutti. Ha lavorato 2 anni. Che stupore. Ricevi telefonate? Insomma, non molte, ma... Parla un po' così. Non so. A sufficienza, Lei ha un telefonino? Sì, sì. Come si chiama lei? Carlo. Carlo. Vuoi? Sì, posso? Si fida? Prego. Insomma. Posso? Sì. Bene. Attenzione, ho preso uno a caso, Tanto voglio dire... Allora... Aspetta! Voglio dire... ma allora sono... Non ci vedo oggi, non ci vedo, Colpo di scena! Luana, come va? Posso? Dai, come va? Bene. Lei ha il cellulare? Due. Due? Me li dia tutti e due. Si fidi, è una cosa tranquilla. Li ho lasciati a casa. Non ha neanche un cellulare qui? Ok, si spogli. No, forza che ce l'ha il cellulare, ce l'ha! Su, mi dia il cellulare, su. Eccolo nel cappotto. Come si chiama lei, mi scusi? All'anagrafe Luigi, in arte Gigi. Gigi, come il fornaro sotto casa mia, sì, lo conosco Gigi. Beh, è un bel nome, dai, Gigi. Eccolo qua. Eccolo, e ci dà anche noi. Oh, grazie Gigi. Allora, attenzione, vedete, a proposito, io dico una cosa, sembra quasi che mi atteggio, però è vero quello che dico. Questi li vende anche mio padre, perché questi sono indistruttibili, non è che voglio fare pubblicità, però guardate, non si rompono mai. Questi qua... No. Naim, dov'è Naim? Buonasera. Ciao Naim, come va? Abbastanza bene. Allora, tu sai già cosa devi fare con questi? Cosa devi fare? Il trasferimento di telefonate. Ma parli proprio così, Naim. Il trasferimento di chiamata? Verso il nostro telefono interno. Sì, questo lo dico io, non lo qua. Vabbè, lascio lui come conduttore. Trasferimento di chiamata perché avranno la DARA? La DARA, chi? La DARA? Che cos'è? Sì. Che cos'è? Non lo so. Vabbè, sapete che è malato, Naim, no. Tieni, grazie. Trasferimento di chiamata, ciao Naim. Attenzione, trasferimento di chiamata. Sapete che significa? Che da questo telefono arriveranno le telefonate
Di Gigi, non mi ricordo come si chiama. Carlo. Carlo, Carlo, Carlo. Stai zitto. Gigi e Carlo. Allora. Va bene. E io sono curioso di sapere chi chiama Gigi e Carlo. Ma adesso arriviamo subito qua, linea blu. Linea blu, attenzione, cosa dice? Vediamo. Allora, la linea blu ha questo messaggio: in 24 ore impara l'inglese al telefono gratis, nuovo metodo anti-stripes, che non vuol dire niente. Comunque, in 24 ore, va bene, chiameranno sulla linea blu, da questo momento il telefono è libero, dunque noi attendiamo, sempre con il metodo automatico, vediamo se funziona. Ed è arrivato il momento della bellezza, il momento della bellezza, perché signori, non ci crederete, ma adesso ci sarà un quiz musicale. In palio c'è Flavia Vento. Eccola qua, vieni qua Flavia, vieni. Flavia Vento. Allora, cos'è? Ciao. Ah, ciao, ciao. Shh, attenzione, attenzione. Aspetta Flavio, ho sentito. Sì, non è un falso allarme. Questo è un po' più complicato, Benvenuti nel nuovo corso di inglese automatico Wilcom Dash Teachers. Con questo metodo rivoluzionario in offerta promozionale, solo per oggi imparerete l'inglese in maniera semplice e veloce. Ripetete con me. Good morning. Good morning. Dopo il segnale acustico. Good morning. Good morning. Molto bene. Traducete dopo il beep la parola why in italiano perché. Rispondete in italiano. Why? Perché? Così può esservi utile. Traducete dopo il beep la parola when. Dove? Attenzione, when corrisponde a quando. Traducete in italiano la parola when. Quando? Adesso, in questo momento, traducete when. Quando? Adesso, in questo momento. Ripetere, prego. When? Adesso, in questo momento, traducete good night, buonanotte, naturalmente in italiano. Good night. Buonanotte. Anche a lei e grazie di aver partecipato al nostro metodo rivoluzionario. Lei ora ha già imparato l'inglese. Ripeta per esempio un wow, un wow. Ripetere, prego, un wow, un wow. Wow, wow. Bene, la preghiamo di lasciare un commento sul nostro metodo rivoluzionario dopo il segnale acustico. A 30 secondi di tempo. Dica il suo commento da ora. Alla fine della musica. Beh, sono due parole. Non le è piaciuto? Non le è piaciuto? Dica yes. Yes. Cosa fa questa sera? Lo dica. Ehi. Mannaggia. Au. Non ho parole. Vieni Flavia. Entrano, Non battere che hai il telemicrofono. Cos'è successo? Spiegalo, cos'è successo? Qua? È successo, aspetta, stacchiamo la linea altrimenti. Ah, trasferimento! Sentiamo. Sentiamo. Pronto? Pronto? Falso allarme. Però adesso richiameranno, attenzione. Vieni qua Flavia, mettiti qua, mettiti là, metti a due pari, basta che mi segui. Che c'ha? Ce l'hai la spina dorsale, sì. No, no,
Tieni, allora, attenzione, attenzione, grinta, perché adesso faremo un pezzettino, proviamo, attenzione, facciamo una canzoncina, dovete indovinare chi è il cantante di questo brano, va bene? Grazie, uso il microfono, attenzione, poi chi vince, vince Flavia Vento, eh? Non è poco, attenzione, Flavia Vento, maestro Trotti, forza! Il vento che sale, il cielo, il cuore. Cambio, vai! Il vento che sale, il cielo. Attenzione, il cantante, eh? Il cuore. Ritornello, ora vai! Il vento. Attenzione, Flavio Vento, era Mara, Flavio Mara, Flavio Mara. Ngoni. No, 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 l'è sempre Fornaro diventa, eh? Marango, Marassata. Ti. Ti sbatto la lampada? Quanto hai messo 5 gettoni, vero, eh? Tesoro, sei bruciato. Marassa? Ni. Ni. No. No. Eccolo, eccolo. Marisa Sannia. Vada fuori, vada fuori. Non è Marisa Sannia. Non vince nessuno. E Flavio Vento, aspetta, però una barzelletta nuova, veloce. Vai, tua. Chi le scrive? Io. Forza, veloce. Dove lo mette l'anatra ninfomane? E sei matta. Aspetta, dove lo mette? Ma sei matta. Aspetta, io non c'entro. Ho detto improvvisiamo, però dove lo mette? Oddio, dove lo mette? L'anatra ninfomane. Ok, responsabilità sua. Dove lo mette? Qui, qua, qua, qui, qua, qua, qui, qua, qua. Aspettate, prego. Attenzione. Allora. E qua qua, qui, qua qua, qui, qua qua, quinto lo mette mai, eh? Attenzione, qui è vuoto. Allora, attenzione adesso! Allora, cosa succede ora? Cosa succede? Succede che è arrivato il momento del traslatore. Che cos'è? Scopriamolo insieme a Naim! Forza Naim! Ciao! Allora, cos'è un traslatore? Un traslatore è un'apparecchiatura elettronica che mette in contatto due utenti telefonici e senza che fra di loro si accorgano chi ha chiamato. Ecco, adesso spiegami cos'è un traslatore. Parla piano, cioè la gente a casa, stanno rilassati. Vieni qua, Naim. Allora, lui è il nostro Fonsi, eh? Sembra Fonsi malato, prego. Allora, il traslatore è sempre un'apparecchiatura elettronica. Piano, 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 calmo. Beh, il traslatore. Il traslatore. È normale. Va caricato. Forza, non ridere. È un'apparecchiatura elettronica che mette in contatto due utenze telefoniche senza fra di loro sanno chi ha chiamato. Senza fra di loro sanno chi ha chiamato. Esatto. Vabbè, lui ha il suo italiano. Allora, praticamente attraverso questo macchinario, che è un apparato, come lo chiamiamo? Apparato? Elettronico. Elettronico, c'è la possibilità di chiamare due persone contemporaneamente e loro pensano tutte e due di essere state chiamate. In realtà l'abbiamo chiamate noi dallo studio. Dallo studio, sì. Va bene? Allora proviamo, attenzione, abbiamo diversi personaggi, eh. Proviamo Emilio Fede. Shh. Vediamo se è libero Emilio Fede. Li attacchiamo. C'è, Emilio Fede c'è. Attenzione, chiamiamo l'altro e poi li mettiamo in contatto diretto, in modo che abbiamo la Tara. Tura. Ragazzi, una cosa, gli amici a casa, era già così quando è venuto, eh? No, perché non vorrei. Attenzione! Vogliamo provare? Con. E tu sai chi è? È un'attrice di teatro. Certo, un'attrice di teatro. Un'attrice di teatro, va bene. Adesso li mettiamo in contatto. Emilio Fede. In modo che tutte e due hanno la possibilità di parlarsi e avere l'Anna. Narratività. Narratività. No, portatelo scivolo. La narratività. Attenzione! Allora,
Mi raccomando, quando chiedo il microfono io entro. Attenzione, insieme, lascia. Eccoli, lasciate aperto il mio. Devono trovare il tempo. Sì. Pronto? 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 Chi è? Chi parla? Ha chiamato lei? No, io sono Emilio Fede, non ho chiamato. Sì che hai chiamato, se io sono... Oh, hey, aspetta un secondo, aspetta, eh. Sì. Eccomi qua. Come stai? Bene, tu? Bene, un po' influenzata, però bene. Ma povera. Tu come stai? Io benissimo. Ma sei in ufficio ancora? No, sono a casa. Ah. No, devo uscire stasera, devo andare a cena con Simona, Simona Ventura, con Maria Volpe, con Crippa, però francamente ho un po' per curiosità di vedermi Juve. Per cui non me ne frega niente, ma insomma. Come va? No, io bene, io anche dovevo uscire stasera, ma ho fatto un servizio fotografico, ho finito di lavorare tardissimo, quindi ero cotta, ho detto rimango a casa così mi vedo il programmino. Ma dove sei? Per un po' come va, eh? A Milano o Roma? No, sono a Milano, perché domani ho la prova copione e venerdì registriamo. Ah. Porcello. Ma perché non passi venerdì? Dove? Lì a Cologno. Venerdì? Sì, Porcellone. No. Tanto noi dall'una ricominciamo a registrare fino a mezzanotte, siamo lì. Volentieri. Dai, a che un salutino. A che studio siete? All'11. All'11, venerdì sì. Dalle? Dall'una alle mezzanotte, sicuro. Ciao, cara. Un bacio grasso. Ciao, cara. Ciao, bacio. Ciao. Ciao. A chi parli? Pronto? Ah, grazie, Gigi. Va bene, per il momento Gigi ti diciamo grazie, però dopo sarai protagonista, anzi io volevo fare una cosa con te, ti piacciono le donne? Un po'. Avvicina un po' il microfono. Dipende, ma un po'. No, nel senso, cos'è la parte migliore della donna, qual è secondo te? Gli occhi. Certo. Gigi, grazie, ci vediamo dopo, eh. Siamo arrivati al momento di collegarci con il mago, il cartomante in diretta. Attenzione, abbiamo un cartomante in diretta, eccolo qua. Come si chiama? Sciamano Cagliostro. Pronto, buonasera. Pronto? Sì, da dove mi chiama? Sono uscito, stavo in discoteca, scusi, pronto? Sì, dica. Senta, madonna mia, stavo dentro la discoteca, sentia nulla? Sentiva, mammocello sentiva. Ah, ecco, dimmi cosa vuoi sapere dalle carte. Allora, qui al bar c'è stato il suo televisore. Io sono fissato, ho messo preso il numero. Sì. Sono uscito, ho fatto la chiamata. Bravo. Perché mia madre dice, chiamai maghi, che maghi, stupidaggi. No. Noi... Ecco, invece lei sembra una persona a posto. Grazie, noi diciamo di dare delle indicazioni. Ho capito mica che ha detto. Ti ho detto che noi... Siamo persone che diamo delle indicazioni. Aspetta un attimo, faccio così, vado dentro al bar perché a me vedo. Sì. Non vedo niente, aspetta un attimo. Vai dentro al bar. Ecco. Mi vedi adesso? Ecco, adesso siamo, vedo fuori dalla vetrata. Oh, bravo. Allora, io ti sto dicendo che noi attraverso l'uso della cartomanzia sciamanica possiamo... La cartomanzia? Sciamanica. Ma che vuol dire? Allora, la cartomanzia sciamanica si suddivide da altre forme di cartomanzia perché è più potente. È più potente, madonna mia, che è più potente, porca miseria, madonna mia. Ma che farite? No. No, mi fa come amici miei, mi ridono in faccia, mi sembra da vicente. No, chi è? Mi ridono in faccia, mi dicono c'è il modo di fare, mi sembri uno... Io mi ritengo una persona seria che sta rispondendo alla sua domanda. Qual è la sua domanda? Sto con la fidanzata. Sì. Questa mi ha lasciato, poi mi ha detto te li voglio. Mi ha rilasciato. C'è un problema. No, te lascio, te piglia, piglia, lascio, piglia, lascio. C'è un problema di fondo. Ma perché me ride pure lei come amici miei, saprete gira. No, perché il sorriso ti dà modo di metterti a tuo agio. A mio agio? Certo, perché io voglio che tu stai a tuo agio, tranquillo e sereno. Allora, vediamo di che segno sei e come ti chiami, o dimmi l'iniziale.
Aspetta, sono mio cugino, va. Madonna, ma sto a disagio alla televisione, madonna. Ma sta parlando con me? Sì, con te. Aspetta, passo mio cugino, va. Te parla c'è Luca, passi te, sta emozionato. Pronto? Sì, buonasera. Scusate, mio cugino non si vergognasse te facesse quelle cose delle telefonate. Sì. Perché se la fidanzata si è lasciato, sì, e poi non sono tornati insieme, sì, per i motivi che se sanno. Sì, le sa lei, io non lo so. No, li conoscesse, era mio cugino che ci soffre come un bambino. Sì. Allora, dobbiamo vedere. Allora, dammi l'iniziale di questa ragazza. Va bene. La si chiama Angela. Con la A, come Angela, sì, e come Alessandra e la città. Sì, di che segno è la ragazza? La ragazza è del segno all'affari. Segno? E si chiama Angela. Angela, vabbè. E non c'è staffa. E lui come si chiama, tuo cugino? Mio cugino si chiama Roberto e c'ha le soldi dall'affari e Roberto. Come vediamo nominativo. Vediamo un po'. Ecco, ha capito di che segno è Roberto? No. E allora me lo dica. Di che segno è? Scusi, ma il mago è lei, lo indovina io. No, non confondiamo le carte in tavola. Ma le carte ce l'ha lei, le confondo io. Lei confonde. Allora, vediamo un po' se sta ragazza Angela torna. Ma ci piacesse sapello che cercasse se ti capì le cose che te succedono. Mica è facile sapere le cose che succedono. Fammici parlare a me, va! Oh! Non urla, Me lascio o no? Prego, non urli, prego. Non urli. Se me lascia, ascolta. Se me lascia, mi dica me lascia. Allora, mi ascolta? Sì. Allora, qui le carte ci dicono questo. Questo signore, suo cugino, deve essere meno impulsivo e meno... Perché quella degli schiaffi gli dava? E per forza, se tu gli dai gli schiaffi a questa ragazza... No, non mi fai schiaffi a me! Lascia, no? Ma che mago sei? Come che mago sei? Io sono lo sciamano, un essere. No, sei sciamano, tu sei scemo, sei! E che quello da mi scappa a me! Ma per forza gli scappa! Ma te lo scappo io, Se questo ragazzo, non mi faccia alzare la voce, se questo ragazzo usa un comportamento su questa ragazza di violenza, certo che la ragazza gli uscirà, gli fuggirà e non avrà mai modo di trovare un'altra ragazza. Perché attenzione, se lui non cambia. Telefonata Urbano Urgente per il numero 0. Ascolti. 6. 6 8 1 8 vuole giocare. Arrivederci. Attento. vabbè. Pronto? Buonasera, è possibile fare un sindaco di fare la pubblicità? Pubblicità di che cosa? La pubblicità di Libero, il programma. Pronto? Non la sento. Senta, non c'è stata per il lancio della pubblicità? Non so, c'è il portiere. Lei con chi aveva appuntamento, mi scusi? Io con nessuno. Allora perché mi ha chiamato? Io non l'ho chiamata. Senti, senza che vengo su, mi lancia la pubblicità da qua? C'è il citofono che non funziona. Mi può lanciare la pubblicità? In che senso? La prego. Ma no, ma... È tutto il giorno che giro con i citofoni. Lei dica pubblicità e io mando la pubblicità. La prego. Grazie. Prego. Stavo di là a controllare che il traslatore funzionasse regolarmente. Benissimo, allora ci siamo, attenzione, mettiamo in contatto il mago con Emilio Fede. Lui è occupato, riproviamo, eh? Possiamo sentire cosa dice, così sentiamo quando si libera? La strada che tu aspiravi da tempo arriva. Ho capito. Perché in amore vuol dire qualcosa? In amore non è uscita la carta dell'amore. No, io sono fidanzato. Attenzione, niente. Dimmi l'iniziale di lei. Sì, allora nell'attesa proviamo Emilio Fede. Silenzio. Pronto? 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 Pronto, signor Fede? Sì. Buonasera, sono Malli. Buonasera. Senta, l'abbiamo chiamata ieri sera, ma perché giovedì non c'è stato a Fossoli, rimane, no? Come? Signor Fede, per favore?
Sì, ma che non c'è sono stato... Malli, Giorgio. Giorgio Malli? Sì, Malli. Abbiamo avuto il problema. Io dico, ma è possibile tutte le volte, quando da lunedì a venerdì non c'è stata mai una possibilità al Fossoni? Ma io rimango così, casco dalle nuvole, perché allora il direttore doveva chiamare me. A che proposito? Mi scusi, se... Com'è che proposito? Mi passa al signor Fede, per favore? Ma sono io, Fede, mi dica. Buonasera. Signor Fede, sono Malli, Giorgio. Sì. Oh, finalmente. No, pensavo che non mi avessi riconosciuto. Abbiamo avuto il problema da lunedì a venerdì per chiamare la Faduno. Per quale motivo per adesso? Per chiamare? Ah, l'ha chiamato lei. Allora me lo dica, perché io mercoledì e giovedì sono rimasto solo, eh. Abbiamo fatto le due chiamate e poi ha chiamato la Grenet. La chiamata alla Grenet? Sì. Ecco. Allora mi dica lei a questo punto, facciamo venerdì? Ma che cosa? Ma se lei non vuole non fa niente, l'importante è che lei sappia che io non so ne fare con Samantha. Non ci sta, ne fa rimanere solo a letto a fare. Immagina le Pieraccioni poi. Cosa c***o dice? Ma che scherzi sono del c***o, madonna mia. Scusa Roberto Nato, sono dei deficienti, poveracci. Ma Emilio. Ma cosa dite? Ma non capisco. Emilio, ma... sono Malli, Giorgio Malli, Emilio. Abbiamo fatto... 2 anni fa stavi... Non sai, è gramata la Samantha. Ma stavo... Emilio, questo è libero. Ma che, Emilio! Ma che deficienti! Grazie, grazie! Ma che c'entra Samantha, povera Samantha? Ma niente, era un gioco, Emilio, sei... Questo è libero! Tu non... ho capito! Ecco, capito. Mentre... No, non quando, sai... quando si tratta di Samantha va sempre bene. Sì, no, lo so. Ma lui ho capito! Sei troppo forte, Emilio! Oh, wow. Emilio! Eccomi! Ti passo il tuo contrario. Tu sei la mente e ti passo una persona che non ce l'ha. Io sono il braccio. Vai! Emilio. Buonasera, Naim. Come? Sono Naim, come stai? Allora, attenzione, Emilio. Le passo l'ultimo personaggio. Se indovina questo, lei è un grande, già lo è di per sé. Esco a cena con Samantha. Sì, attenzione, sì. Aspetti un attimo, Emilio. Pronto? Pronto. Carlo? Pronto? Carlo? Carlo? Come Carlo? No, fatemi sentire qualcosa di più. Carlo Conti. No, Carlo Conti sono mica io. No, perché voglio a lui. Come? Io voglio a lui. È possibile parlare con lui? È possibile parlare con lui? Sì. E sta a chi? Sta cucinando. In cucina. È qui in cucina. Emilio. In cucina. Emilio. Noi ti lasciamo con questa bella ragazza, va bene? Chi è? Niente, rimorchiala, tanto sei abituato. Ciao! E siamo arrivati al terzo annuncio. Terzo annuncio, telefono giallo, e l'annuncio è il seguente. Dunque, telefono giallo corrisponde a questo annuncio. Regalo pastore abruzzese affettuosissimo, bisognoso, solo affetto e compagnia. Attenzione, perché qui in questo caso gli annunci sono due. Cercasi accompagnatore part-time per pastore abruzzese. Molto simile, però sono due annunci. Uno per l'amatore e uno per l'accompagnatore, va bene? Sempre un regalo è. Attenzione, attacco la cornetta. Da questo momento il telefono è libero. Però io vi chiedo, voi avete preparato le vostre proposte? Vediamo un po'. Prendo il microfono. Oh, c'è? Oh, forza allora, forza. Eccola. Carlo Conti dice speriamo sia Marzullo, scopriamo subito, eh. Pronto? Pronto? Chi è? Carlo? Carlo chi? Carlo Conti. Come Conti? Ma chi, il presentatore? Ma che è uno scherzo? No. Come Carlo Conti chi? Il presentatore? Sì. Ma aspettiamo, ma mi sa che stanno facendo uno scherzo. Ma scusi, è di Carlo Conti il presentatore questo telefonino? È uno scherzo. Ah, mi ha fatto uno scherzo, non avevo capito. No, io pensavo veramente che era di Carlo Conti, sono rimasto veramente... Invece era uno scherzo, mi scusi, pensavo che era una cosa vera. E voi invece? Gne. Tu sei la fidanzata? No. Sì? No. C'è stato un bacio fra di voi?
No. Sì. No. Sì. Bello scherzetto. E certo, questo è libero. Ciao Marina. Attenzione. Eccolo, su. Marina, ti passo Carlo, ma vogliamo sentire tutti. Vediamo, sentiamo l'imbarazzo, prego. Non dire niente, non parlare niente, smentisci tutto. Ciao, è un, sono nel mezzo di un programma televisivo su Rai 2. Non accendere il televisore, altrimenti diventi tutta rossa, perché ti senti. Come va? Stai bene? Pronto? Non mi ha riconosciuto! Ha pensato che... Vabbè, blocchiamo un attimo. Allora, attenzione, vediamo un po', questa nome Mario, cognome Galati, scherzo da fare ad Antonio. Il tema dello scherzo, marito geloso, molto geloso, moglie Lodana, è lungo, eh? Prego, venga velocemente qui, forza signoria. Venga, 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 questa bella signorina, no lei, quella bella ho detto, no scherzo, venga, venga, forza. Piano, 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 piano. Eccola qua, guardatela che bella. Prego, può leggere, spiegarci di che si tratta? Superi l'emozione, dopo, non si preoccupi. Niente, è un nostro amico. Basta, non dire altro. Sa perché? Perché adesso noi, siccome io l'ho già un pochino letto, so non di che si tratta. Non lo posso fare io perché la voce la ricordo. No, lo faccio io, però lo facciamo fra pochissimo, dillo. Fra pochissimo. La sorella di Naim. Allora, ci siamo, facciamo una piccola intervista a un amico inglese. You know Rai 2? Yes, I do. Because it's just part of... If and, excuse me, one moment. It gets... each bit on fire the speed. You're going to fire away the body. You're going to fire away the stations. You do better on fire the speed. And what means? Again, one of fun gets you parade in this. Non che non vuoi fare questo, eh? It is fry get over for dinner. Say just manual device, you get it? No, I can't understand. You don't speak English? You don't speak English. You're gonna write in your honey, get it in your honey, you're gonna find a chat honey. I don't know what you say. Ah, you don't speak English? Yes, I do. Okay. It's been a giant stitch, son. You're gonna find where it's forward. It gets an answer, you can't write. In station to fire, fire, singer, singer, finer, finer, server, nearer. The only English I heard was so. You don't speak English. Non parla inglese, no English. No English, non parla inglese, non parla inglese, non parla. Ora, torniamo, torniamo con la nostra amica che ha scritto per gli amici che ci sono collegati ora. Ecco, aspetta, allora stai qui, come ti chiami? Antonella. Antonella, aspetta, stai qui con me, eh. Pronto? Pronto? Mi dica. No, volevo informazioni per quel professore abruzzese. Sì, quale ha letto? Perché io ho messo sia l'accompagnatore sia la persona, perché veramente non lo posso tenere questo pastore abruzzese, ho dei problemi. Quale, che annuncio ha letto lei? Guardi, quello che parlava che... C'era un pastore abruzzese che cercava famiglia, diciamo, in questo senso. Ecco, da dove chiama lei? Da Roma. Ah, perfetto, perfetto, benissimo. Senta, una cosa, io non voglio raccomandarmi più di tanto, però come lo tiene? Cioè, capisce che voglio una persona un po' sicura. Guardi, io ho già un cane in casa. Sì, no, vabbè, che c'è? Io parlo del pastore abruzzese adesso. Sì. Ecco, come pensa di... No, mi perdoni. Sì, lei ha una casa grande? Lei per pastore abruzzese cosa intende? No, io sto chiedendo, lei ha una casa grande per tenerlo bene? Io ho una casa grande. Oh, ha un, com'è questa casa? È grande, sono 160 metri quadrati di casa, quindi... c'è un giardino? No, un terrazzo molto grande. Ah, non, ah c'è il terrazzo però. C'è il terrazzo. Ah, ecco questo, va bene, va bene. Poi, insomma, ama gli animali sicuramente, vero? Sì, le sto dicendo, ho già un cane. Sì, sì, no, però si metta nei miei panni, sia gentile, cioè. No, no, per questo. Lei capisce? So come sto trattando il cane mio adesso, quindi. Sì, però se io le chiedessi a lei di tenere, voglio dire, lei sa che la cosa è un po' particolare. Ci tengo,
come se fosse veramente mio figlio. No, no, non, ecco, ecco. Non ci sono problemi da questo punto di vista, facciamo, non l'avrei telefonato. Va bene, va bene. Facciamo così, guardi, per evitare qualsiasi problema, adesso io facciamo entrare... Cara, mi prendi, fai entrare il pastore abruzzese? Eccolo, eccolo. Pronto? Sì. Senta una cosa, aspetti, è abruzzese proprio abruzzese, no? Lei è di Roma proprio? Sì. È mai stato in Abruzzo? Sì, qualche volta. Ah, perfetto. Lei lo sa com'è... Di dov'è lei? Capignano. Di Capignano. È di Capignano. Il pastore? Sì, è nato a Capignano, non so. Aspetti, parli con lei, glielo passo. È un pastore che parla? Eh sì, è pastore abruzzese, è proprio d'Abruzzo, di Capignano. Sì, certo, sono nato a Capignano. Parli, parli. Sono nato a Capignano. Ah, ecco, perfetto. Non... Sì. Io mi aspettavo che abbaiasse. No, guardi, non offenda, sto dicendo, è un pastore abruzzese proprio di Capignano. Dove è nato lei? A Capignano? Capitignano. Capitignano. Va bene? Poi, insomma, è una persona, una cosa abbastanza... è proprio... Lei è puro, no? Abruzzese puro, non vorrei prendere in giro... Montagna, no, no, ti figuri. Muro, puro, certo, puro abruzzese. Puro abruzzese di montagna. Puro abruzzese, ma secondo lei lo dovrei tenere sul terrazzo? No, sul terrazzo ci metta sua sorella, Questo libero! Pronto? Sì, sì. Lei è collegato con Libero su Rai 2. Ciao, grazie! Ciao. Grazie! E salutiamo il passato. Allora, torniamo, vieni qua. Allora, gli abruzzesi è gente tosta, lo sapevi? Prego, ti do del tuo, vai. Benissimo. Allora, noi abbiamo un amico che è molto geloso della moglie. La moglie è cassiera in un supermercato e vorremmo fare questo scherzo appunto per dire che un cliente, per poter parlare con la moglie quotidianamente, cioè praticamente al supermercato riempie carrelli di spesa. Esatto, io devo dire che io... Che telefona, sì, mi fai parlare o ti do una carafagnata sulla testa? Allora, io praticamente... Stai zitta, tu e Naim uscite, vero? Allora, io devo chiamare lui e dirgli che mi sono innamorato di questa donna e volevo accertarmi se si arrabbia. Mi dicono dall'alto che è molto molto geloso. Sì. Allora, vediamo che succede, vediamo che succede. Non dice parolacce? Sì. Ah sì? Okay. Vabbè, metteremo qualche bip. Pronto il ragazzo con il bip, se dice parolacce, mi raccomando, attenzione, chiamiamolo. Prego, usiamo questo nero, mi dicono, attenzione, tieni il microfono, questo microfono, gente, uomo, forza. Allora, attenzione, attacchiamo, così si commuta. Facciamo il numero, eccolo qua, adesso un po' andrà via l'audio, così, attenzione. Silenzio per favore, Come si chiama? Antonio. Lei? Loredana. Pronto? Loredana? Sì? Ciao, mi può passare Antonio per favore? Chi è? Sono Marco. Marco? Sì. Un attimino, attenda. Grazie. Marco? Marco? No, sono io Marco, sono Marco. Io sono Tony, chi è? Tony, ciao, senti, ti devo dire una cosa un po'... Come vedi sono stato gentilissimo, non ho parlato con tua moglie per rispetto. Sì. Volevo dirti una cosa, io... Ecco, questo volevo sapere, è tua moglie? Sì, ma chi sei? Mo ti spiego, sei sposato tu, vero? Sì. Allora, vabbè, non c'è nessun problema. No, perché ti spiego, stavo forse corteggiando la persona sbagliata, tutto qua. Allora ho detto, mi voglio informare se è una persona sposata. Se lo è, ci mancherebbe, chiedo scusa. Però, ritengo che, insomma, ho chiesto, vabbè, mi informo, vediamo che succede, va bene? Ti ho disturbato? No, ma vorrei sapere chi sei. No, ti spiego, io andavo nel supermercato, l'ho conosciuta, ci ho parlato due volte, non l'ho mai corteggiata, sempre con molto rispetto, ho speso più di 1,5 milioni di stupidaggini, alla fine ho detto, aspetta un attimo, prima di dar fastidio o corteggiare una persona, voglio vedere se questa persona è sposata. Ma chi, mia moglie? Sì, no, adesso ho capito che tua moglie è sposata.
Va bene, ma tu hai chiesto di me, scusa. No, io ho chiesto di te perché non mi piace dire Loredana, ciao sono Marco, perché gli viene un colpo, mi dice come ti permetti di chiamarmi a casa. Allora ho detto c'è tuo marito, mi ha detto sì, allora significa che è sposata, perciò io... Guarda, sono veramente in imbarazzo, però credimi c'è stato molto rispetto, giusto una volta che l'ho salutata un po' colorosamente, ma niente di che, perciò voglio dire... No, no, ma io mi sto chiedendo semplicemente anche come hai avuto il mio numero. Ah, quello non è un problema, se vuoi... Non so se è il caso di dirlo quello, veramente. Diciamolo. Non vorrei che lei poi, si arrabbia un pochino. No, qual è il problema? Come hai avuto il numero, scusa? Se lei dopo si arrabbia, io se vuole glielo dico. Sì, dimmelo. Praticamente, sua moglie quando lavora, ho fatto un errore io. Dimmi. Ho messo le mani nella borsa. Lo so quello che stai pensando, però credimi, finisce qua. Nella borsa? Nella borsa. Nella... Di mia moglie? No, di tua moglie, dell'amica che lavora con tua moglie. Ho preso il numero e me lo sono fatto dare, però me l'ha dato lei, non è che gli ho rubato niente. Gli ho detto, sai, mi puoi dare il numero? Tutto qua. Lei mi ha detto che era sposata, pensavo. Non vorrei che tra voi adesso... No, non ti preoccupare, non è successo non niente. Sei geloso, no? Oddio, non è questione di non essere geloso. C'è stato solo un bacio, una stupidaggine, eh? Ah, ho capito. Me la passi un attimo? Sì, te la passo. Ciao. Oh, no. Come si chiama? Pronto? No, senti, noi stiamo facendo uno scherzo a tuo marito, non vorrei che ti mena. Tu sei collegata su Rai 2 e stiamo facendo uno scherzo in diretta con Antonella. Tu tieni gioco e ripassami tuo marito, fai finta di niente perché non vorrei che ti picchia. Guardi, io non so se crede a quello che sta dicendo. Mi devi credere, perché se no prende le botte, se lei riattacca, suo marito gli mena. Aspetta, stop! Ci crede ora? Pronto? Eccolo, lei è sul Libero, è uno scherzo, scherziamo. Questo è Libero. Vicino a me, pronto? Tony? Sì? Vicino a me c'è una tua amica. Ciao Tony. Chi sei? Ciao, Maometto. Maometto? La montagna che non va da Maometto. Sì, no, digli il nome. Antonella, Tony. Antonella, ma dove Maometto. Sei? No, adesso è collegata con Naim, è lunga la storia. È Maometto. Ma tu che canale la montagna... Sei? Tony. Tony, comunque scrivilo qua che sei un pochino geloso. Ma scusami, vorrei sapere. È uno scherzo, tu sei collegato con Libero, una trasmissione che va in onda su Rai 2 e è uno scherzo, un semplice scherzo, c'è capito, un pubblico. Ma va in onda su Rai 2 qua. Sì, che... adesso ti do anche informazioni però. Ogni giovedì, va bene? Quindi non E quindi. Ciao! Grazie! Complimenti, molto divertente. Adesso siamo arrivati in un momento molto simpatico, perché leggendo questi annunci, c'è un annuncio che dice albero di Natale sintetico, altezza 1,5 metri, completo di addobbi, 3 fili di luce, palle colorate di varie forme, vendo a 50.000 lire. Adesso noi li chiamiamo. Attenzione, il periodo non è quello giusto, però non gli diciamo, mi interessa l'albero, ci dica com'è e poi finale a sorpresa, inventerò, vediamo un po'. Pronto? Pronto, mi scusi l'orario, avevo chiamato oggi nel pomeriggio? Sì. Perché ho letto l'annuncio dell'albero di Natale sintetico. Ah, sì. Ah, gliel'ha detto? Mi aveva risposto sì, una ragazza? Sì, l'ha detto mia moglie, sì. Ah, sua moglie, buonasera. Buonasera. Senta, più o meno le rubo un minutino, com'è questo albero? Perché alto. Non li trovo più, perché non è più Natale, non si trovano più, io sono disperato. Cioè, se riesco a prendere questo, ho risolto, diciamo... Guarda, questo qua è nuovo, l'abbiamo comprato? Sì. L'altro anno. Ah, è dell'altro anno, c'ha un anno già. 50. Sì. Quante palle ha? Guarda, noi abbiamo uno scatolone di palle. Ah, uno scatolone, quante sono? Guarda, saranno all'incirca 100 e passa. Allora, facciamo così, la posso mettere un attimo con la musichetta in attesa? Chiamo mio fratello, così ci parla la persona interessata? Sì, va bene. Ecco, grazie, un minutino solo. Senta, stavo lavorando, pronto?
Sì, pronto. Che sono presente. Interessata. Com'è l'albero, scusi, perché mio fratello mi sta spiegando? Sì. Com'è? Senti, l'albero è alto 1,50 m. 1,50 m? E ha i tre piedi sotto. Ha tre piedi? Sì. Tre piedi sotto? Sì. Sì, poi? Quelli che si mettono sono proprio dell'albero, già fatto. Sì, ma per tenere l'albero, i tre piedi, no? Sì, sì. Sì, e poi quante palle sono? Abbiamo uno scatolone pieno di palle. Mi scusi, la sento, uno scatolone? Pieno di palle di Natale. Sì, no, certo, di palle di Natale. Okay. Ma quante sono più o meno? Sono un centinaio. Ma c'entrano 100 palle su un albero di 1,5 m? Noi ci guarda, era proprio stracolmo, noi mettevamo così. Poi abbiamo tre file di luci. Ah, tre file di luci? Tutto questo sì. Solo 50.000 lire? Sì. Io lo volevo prendere, però sto pensando, io lo prendo, tre file luci, 100 palle, 1,5 m, però, cioè, dove lo metto? Non è più Natale, capito? Che ci faccio? Questo lo sai tu, non lo so io. Lo so, però no, perché io ho letto, dico, l'albero Natale 50.000 quasi quasi lo compro, però che ci faccio? Aspetterai Natale, che ti devo fare? Ah, lo metto quest'altro Natale? Che... ma c'è? Prima che viene Natale. Lo so. È lungo il Natale. Non so... Che dici? Che ne so, lo posso prendere, ma che ci faccio? Dove lo metto? Non lo prende, scusa, che non lo prende. Ah, non posso anche non prenderlo? Che ne so, io ho letto vendesi. Perché a me mi fai messa più del c***o? Perché te ne ho Scusa, Hai attaccato. Allora. Una delicatezza, bellissima. Avete sentito qualche bip? Questo significa che quello che facciamo è vero. Sotto il bip ha detto: a me mi sembra che tutto vada bene, la salutiamo. Non ha detto niente di scabro. Adesso siamo arrivati alla fine, al momento della telefonata erotica. Chi è qui che è erotico? Chi è che prepara le domande di notte? Chi? Allora facciamo questa telefonata erotica, ne prendo una a caso, vediamo un po'. Gigi, ecco, attenzione, venga, facciamo applausi Gigi. Allora, attenzione, ultima telefonata. Io e Marzullo che ci troviamo a fare le cose pornografiche. Prego Gigi. Una cosa, una domanda la faccio io a te. Ti do del tu Gigi, me lo permetti? Il contesto è simpatico, perciò mi permetto ciò, Ma hai mai chiamato una linea erotica? No, stai vicino un po' al microfono. No, una linea erotica. No, devi dire la verità, Ho chiamato qualche donna erotica. Ecco, però qualche linea, qualche chat hai mai chiamato? No, ma qualche donna erotica. Gigi, dai. Sì. Diciamo le cose, questo è un programma vero. Allora, prendiamo i bip, succedono anche parolacce, però è un programma autentico. Allora, hai mai chiamato una linea erotica? No. Gigi. Giuro. Hai le occhiaie, Gigi. Giuro, no. Sicuro? Sicurissimo. In televisione ti è mai capitato di vedere queste donne che fanno chiamami? Sì. Giri canali o ti soffermi? Un po' mi soffermo e poi giro canale. No, un po' ti soffermi e un po' chiami, Gigi, vero? No. Un po' mi soffermo e un po' giro canale. Vabbè che tu la notte sei occupato nei dintorni, Allora, attenzione, proviamoci, Allora, digita tu, perché c'è l'arresto, se lo fai tu... Uno. Vuoi difenderti? Devi fare le domandine tue. Prego, 166. Stiamo facendo pubblicità, Dai, che lo sai a memoria, non fa finta. Allora, comincio io, Tendere, prego. Scaldami. Non ti toccare, siamo. No, perché non vorrei, comincia Gigi. Sei tu che tocchi. No, appunto dico, finché ci tocchiamo tra noi. Immagini, dice, ciao caro, sono Marzullo. Pronto? Pronto? Ciao, con chi vuoi parlare? Ciao, sono Luca, volevo una ragazza. Sì, aspetta. Grazie. Pronto? Ciao. Ciao, chi sei? Sono Luca. Ciao Luca, da dove chiami? Chiamo vicino, sto vicino Frosinone. E chi ti ha dato questo numero, Luca? L'ho preso sul giornale. Sul giornale? Quanti anni hai, Luca? 46. 46? Sì.
Sono tanti? No, anzi. Grazie. Cioè, dalla voce ti facevo più piccolo. Ti piace la mia voce? Ma non... Cioè, siete in due? Sì, siamo in due. Dai, diciamoglielo, dai. Siamo in due, vogliamo provare questa cosa. Ti scoccia che siamo in due? No, che cosa volevate provare? Ma sai, in due non lo so, io sto un po' a disagio, diglielo tu. Dai, parlate, ditemi. Dai, diglielo. Stai arrossendo? Io? Sì. No, tesoro, sono bianca. Oh, vedi? Come la neve. Come la neve, sfacciata lei. Sì, anche fredda. Senti. Sì, anche lui è bianco. Ah sì? Sì. Ti posso fare una domanda? Dimmi. Ma tu seduci per paura di innamorarti? Io seduco per paura di innamorarmi. Ma va, che dici? Anch'io voglio farti una domanda. Ah sì, dimmi. Ma tu ti aiuti a vivere o i sogni ti aiutano a te? Una cosa? Una cosa via di mezzo? Aspetta. No, sono io che aiuto i sogni, perché sono tutti imbranati i sogni. Ma adesso come stai? In questo momento sono sola con due telefoni. Senti. E posso dirne anche un'altra? Senti. Eh? Mi ascolti? Dica. Ma secondo te? Sì. Una telefonata erotica? Sì. Può cambiare un'anima? Una telefonata erotica? No, può fare solo qualcuno e basta. Porcella, ma tu esageri. Ma arrivi subito al sodo. Tesoro, oggi come oggi siamo nel 2000, si arriva al sodo. Sì, ma nel 2000, nel 4000 che facciamo? Niente. Senti, ma secondo te? Sì. È più trasgressivo un telefono fisso o un telefono mobile? Ecco, questa è una domanda che ci... Ma mi avevi detto, ci posso pensare un po'? Come? Posso pensarci un po'? Sì. Allora, è più trasgressivo un telefono fisso o un telefono immobile? Sì. Molle no. Mobile. Ah, mobile. Sono tutte e due uguali, se non mi sbaglio. Dai, vuoi che te ne faccio un'altra? Lasciati andare. Tu, per vivere bene il tuo futuro, hai più bisogno del tuo passato o del tuo presente? Fa sempre così, eh? La notte ti dice è meglio un cuscino o un materasso. Che ti dice? Ma Marzullo, sbilanciati. Signorina. Ma fatemi una curiosità. Sì. Ma è una trasmissione? È un'orgia! No, scherzo, siamo tanti. Questo è Libero! Ciao! Ciao Porcellina! Ciao! Ringraziamolo lui! Che simpatia! Nessuno se l'aspettava! Grazie! La gentilezza, Gigi Marzullo, prego! Grazie! E allora adesso mi è venuta un'idea, noi dobbiamo salutarvi, però io ho un'idea. Non mi va di salutarvi così, voglio farlo in questa maniera. Lo farò fare a una persona a casa. Ci provo? È bello perché la gente ha fatto sì. Adesso chiamerò una persona, anzi, mi diverto così. La signora, venga. Che fa? Sali sui cuscini, signora. Sino cado, dice la signora. Venga signora, come si chiama? Briganò. Vincenza, che bel nome, eh? Digiti senza dirlo ad alta voce, forza. 06. Sì. 22. Non lo dica. 62. Non lo dica. Forza, vada avanti. Niente, ecco. Come si chiama? Renzo. Pronto? Oh, Sandro. Senti, allora abbiamo portato giù due bottiglie, abbiamo caricato giù il camion, va bene? Ma chi? Si chiama mi ha chiesto Flavio, mi ha detto porta giù nel magazzino così ce ne andiamo. Ma io casero. Ah, aspetti un attimo. Ma non è quello dei gas? Dei gas, no. Ah, allora Lorenzo, mi scusi, allora mo chiamerà Lorenzo a questo numero, eh? Eh? Ci hanno dato il numero sbagliato, mo chiamerà Lorenzo il camionista allo stesso numero. Mi fa un piacere, se la chiama, le può dire gentilmente che ha sbagliato numero? Sì, sono i ragazzini che stanno a dormire io. Chiedo scusa. Le può dire che ha sbagliato il numero e che l'unica cosa che... niente, io sono libero giovedì alle 22.45, basta. Grazie. Va bene, cioè, ha chiamato un suo amico che è libero giovedì alle 22.45, sennò sono impicciato, grazie. Prego. Io non la richiamo così non ha problemi. Grazie. Buonasera. Sì. Ecco, adesso noi lo richiamiamo con la voce di Lorenzo e lui ci dovrebbe dire...
ci vediamo giovedì alle 22.45 perché sono libero. Se non lo dice, noi stiamo tutta la notte, svegliamo lui, al fratello, tu nonna, tu madre, tu zia. Hai capito? Ecco. Attenzione. Attenzione, rifacciamo il numero. Prego. No, questo qua. Silenzio. Se lo dice, chiudiamo. Pronto? Buonasera, sono Lorenzo. Senti, allora, le casse di Marco, l'ha chiamata? Guardi, c'è stato un errore. Che è successo? Avete un numero sbagliato. Ah. E mi ha telefonato anche quell'altro. Oddio, non l'ha lasciato nessun messaggio? Mi ha detto giovedì alle fino alle 22.45. Ammazza che poppe! Allora ci vediamo! Grazie, saluta! Ciao Renzo, sono Vincenzina! Sì, voglio raccontare tutta la vita tua, Ciao! Renzo, ci vediamo con te e con i nostri amici che ci seguono giovedì alle 22.45. Ma che alle 20? Alle 22.45! Alle 25, boh, 22.45! Va bene! 22.45, Rai! Rai! Rai 2! Ecco, tu hai indovinato, bravo, Rai 2! Buonanotte! 20! Grazie!